Ieri pomeriggio a Sabaudia, un carabiniere forestale si è tolto la vita davanti al centro di addestramento dei carabinieri situato nel cuore di Sabaudia. Immediatamente i soccorritori del servizio 118 sono intervenuti per prestare assistenza all'uomo mentre un elicottero sanitario è atterrato sul piazzale della scuola nelle vicinanze. La notizia ha colto di sorpresa i colleghi che avevano prestato servizio con il carabiniere forestale nella stessa mattina. La zona è stata rapidamente isolata con delle transenne e molte persone si sono raccolte in silenzio a una certa distanza per osservare i disperati sforzi dei sanitari. Nonostante gli intensi tentativi di rianimazione, purtroppo non è stato possibile salvare il carabiniere.